50.000 fedeli del rinnovamento carismatico cattolico provenienti da 130 paesi diversi sono arrivati a Roma per celebrare insieme con Francesco i loro 50 anni di storia e vivere la veglia di Pentecoste, Big Bang della realtà carismatica. E così il Circo Massimo, un tempo luogo di tortura e martirio per i cristiani, si trasforma in un immenso cenacolo a cielo aperto, una distesa colorata di gioia e preghiera in tutte le lingue. Sul palco col Papa, esponenti del mondo pentecostale evangelico come il pastore Giovanni Traettino e di altre confessioni religiose. Canti, danze, testimonianze forti di famiglie, sacerdoti, malati, la meditazione del predicatore della Casa Pontificia, padre Cantalamessa, esponente del rinnovamento carismatico, che suggerisce la via della carità per raggiungere l'ecumenismo spirituale. Cuore di questa celebrazione voluta dal Pontefice è infatti proprio la preghiera allo Spirito Santo perché soffi unità e realizzi una diversità riconciliata. In nome di Gesù possiamo dimostrare con la nostra testimonianza che la pace è possibile. Oggi è più urgente che mai l'unità dei cristiani, uniti per opera dello Spirito Santo, nella preghiera, nell'azione, per i più deboli. Camminare insieme, lavorare insieme, amarci. Amarci e insieme cercare di spiegare le differenze, metterci d'accordo, ma in cammino. Differenze sanate dall'opera dello Spirito che realizza il prodigio, dice il Papa, di parlare lingue diverse ma comprendere e diffondere un unico messaggio, consolidando così l'impegno nella missione, nell'annuncio del Vangelo. Gilberto Barbosa, presidente della Catholic Fraternity, organismo internazionale che insieme all'ICRES ha organizzato l'evento. Gesù dice nel Vangelo che dobbiamo essere una cosa sola perché il mondo creda. Se siamo divisi siamo motivo di scandalo. Quindi grazie al Papa che ha una visione chiara dell'ecumenismo, viviamo ora un momento di grazia, ma dobbiamo lavorare per continuare ad essere una forza rinnovata per la Chiesa. Essere uniti pur con diversi carismi affinché il mondo possa credere che Gesù è il Signore. Jesus is the Lord, come la scritta che campeggia sul fondale del palco, come risposta ad ogni divisione, ad ogni guerra, come professione di fede, afferma il Papa, che attraverso la venuta dello Spirito trasforma uomini chiusi a causa della paura in coraggiosi testimoni di Cristo, come accadde per gli Apostoli. Al rinnovamento carismatico cattolico, nato 50 anni fa a Pittsburgh, dopo l'esperienza di alcuni studenti, è definito ancora una volta corrente di grazia, perché senza fondatori, statuti né organi di governo, Francesco consegna alcuni compiti imprescindibili. Condividere con tutti nella Chiesa il battesimo nello Spirito Santo, lodare il Signore senza sosta, camminare insieme con i cristiani di diverse chiese e comunità cristiane nella preghiera, nell'azione per i più bisognosi, servire i più poveri e gli infermi. Questo ci si attendono la Chiesa e il Papa da voi. Rinnovamento carismatico cattolico. Questa corrente di grazia è per tutta la Chiesa, non solo per alcuni. E nessuno di noi è il padrone e tutti gli altri servi. No, tutti siamo servi di questa corrente di grazia. Al servizio della Chiesa, nella grande famiglia carismatica da 25 anni, c'è la comunità Gesuama che ha contribuito ad organizzare questo giubileo d'oro e che si impegna a diffondere la cultura della Pentecoste e il lieto annuncio del Vangelo con missioni negli ospedali, nelle scuole, nelle carceri, per le strade. Il presidente Ciro Fusco sottolinea la grande riserva di speranza che questa realtà rappresenta anche per i giovani. Papa Francesco davvero ha aperto al rinnovamento carismatico cattolico delle frontiere nuove, delle porte nuove, ci sta spingendo avanti a essere davvero una prima linea di evangelizzazione. Sicuramente dobbiamo molto a Papa Francesco perché davvero ci ha presentato in modo nuovo con la sua testimonianza a tutto il mondo. Sicuramente il rinnovamento carismatico, questo tipo di spiritualità attrae molto i giovani, perché è una spiritualità gioiosa, è una spiritualità viva, è una spiritualità che ti fa andare verso gli altri. E poi perché i giovani trovano una loro dimensione spirituale, si sentono utilizzati, si sentono mandati, si sentono stimati, prima di tutto dalla Chiesa, ma soprattutto da Gesù che li invia.
Ai giovani Francesco chiede di essere strumenti di conversione per i lontani e ai carismatici tutti ricorda che la lode a Dio non può prescindere dal servizio ai bisognosi. Grazie Rinnovamento Carismatico Cattolico per quello che avete dato alla Chiesa in questi 50 anni. La Chiesa conta su di voi, sulla vostra fedeltà alla parola, sulla vostra disponibilità al servizio e sulla testimonianza di vite trasformate dallo Spirito Santo.